Salve, sono Alessandro Ceccheroni, presidente di Agora Investment SGR. Un aggiornamento sui mercati oggi, giovedì 24 maggio. Mercati finanziari che continuano a mostrare segni di ottimismo. Come abbiamo detto anche la scorsa volta, non vi sono nubi all'orizzonte e la situazione, tutto sommato, sembra aver raggiunto un equilibrio abbastanza stabile, con gli Stati Uniti che quest'anno non fanno della locomotiva, anzi rallentano, così come anche fisiologico, dopo una crescita molto sostenuta negli ultimi anni, ma il resto del mondo continua imperterrito. Anche quest'anno si parla di 5% di crescita globale. In questa situazione l'Europa continua ad andare particolarmente bene e i mercati azionari continuano a salire, nonostante ciò non appaiono eccessivamente cari, in quanto anche gli utili continuano nella loro corsa. Che cosa può interrompere questo momento magico, questa situazione abbastanza favorevole per tutti i mercati di rischio? Non vi sono, come abbiamo già detto, motivi di preoccupazione nel brevissimo termine. Tutti, anche i commentatori più pessimisti, quelli anche i cosiddetti perma bears, ormai hanno finito gli argomenti, non vi sono argomentazioni nell'immediato. Sono tutte le argomentazioni così, che possono andare contro così, la prosecuzione di questo trend rialzista. Sono argomentazioni di medio periodo, per esempio un ritorno dell'inflazione a seguito così, della domanda globale, soprattutto sulle commodities, sul petrolio, così, la crescita monetaria che continua molto forte un po' dappertutto, esclusa l'America, altre situazioni, la geopolitica, però ripeto, sono tutte considerazioni che nell'immediato non ci consentono di prendere una posizione negativa. Quindi cerchiamo di cavalcare il toro finché dura, consci che però in queste situazioni i mercati sono soggetti a violente correzioni senza motivi esterni.